La procura di Siracusa trasferisce gli atti dell'inchiesta a Catania. Arrivano nuovi dettagli sul caso Sea Watch e gli atti riguardanti l'iniziale stop allo sbarco e il successivo trasferimento da Siracusa a Catania. Sulla questione è intervenuto il procuratore di Siracusa Fabio Scavone con una intervista alla Gazzetta del Sud. Il magistrato ha confermato di avere aperto un fascicolo nelle settimane scorse, ma di averle trasferito gli atti per competenza al collega etneo Carmelo Zuccaro. Sono arrivate diverse denunce e le abbiamo trasmesse a Catania che deve approfondire questo aspetto, ha dichiarato Scavone in particolare a proposito dei 15 minorenni che, secondo la legge sui minori non accompagnati, avrebbero dovuto essere fatti scendere dalla nave immediatamente raggiunta l'Italia. Non solo. Gli approfondimenti svolti dal procuratore Scavone hanno accertato che il prefetto e la capitaneria, aggiunge il magistrato, non hanno assunto iniziative in autonomia. Gli ordini, dunque, sono arrivati da Roma. Sea Watch, inchieste sugli atti top secret. Si muovono le procure. Bisognerà far chiarezza su come si sono svolti i fatti, aveva affermato ad Avvenire Alessandra Furnari, assessore alle pari opportunità sociali di Siracusa. Per il sindaco Francesco Italia, che invano aveva predisposto l'accoglienza dei minorenni in strutture riconosciute, si è trattato di decisioni di tipo politico. E dalla giunta ribadiscono che, pur nell'anomalia dell'assenza di comunicazioni scritte da parte di organi dello Stato, sindaco e assessore sono disponibili a riferire agli investigatori quanto di loro competenza, perché molti rapporti con il Tribunale e con la Prefettura, almeno da parte nostra, sono avvenuti per iscritto. La nave dell'ONG tedesca aveva raccolto i 47 naufraghi a bordo il 19 gennaio al largo della Libia. Dopo aver inizialmente fatto rotta verso Malta, si diresse verso le coste siciliane per ripararsi da una tempesta. La procura di Agrigento, immaginando uno sbarco a Lampedusa, avrebbe voluto ascoltare l'equipaggio per ricostruire la dinamica del naufragio dei migranti, ma il mancato assenso allo sbarco sull'isola e la violenta burrasca costrinsero Sea Watch a chiedere riparo in rada a Siracusa. Solo il 31 gennaio la situazione si sblocca con l'autorizzazione allo sbarco a Catania, avvenuto l'1 febbraio. Nazionale a bordo, completamente, dico, non, di tutte non le so ovviamente, ma nel caso dei minorenni c'era un sudanese, era proprio credo il quindicenne, poi erano del Gambia e del Senegal, quindi della fascia subsahariana. I 13 diciamo. Sono comunque quelli identificati come... Identificati sempre su base delle loro dichiarazioni, perché... Sono 13. Esattamente, però. Non 8, hanno documenti. E 8 non accompagnati, esatto? No, sono tutti, che io sappia, non accompagnati nel senso che non hanno i genitori con sé. Esatto. Ecco, un profilo però di cui non mi sono interessato perché riguarda la procura minorenni, quindi sarei impreciso a dare dati. Anzi, quando è stato chiesto se vi fosse un'emergenza sanitaria, prima non hanno risposto, poi dopo hanno risposto con esigenza di natura di assistenza psicologica, ma non motivandola con un'emergenza sanitaria. Il medico della sanità marittima ha riscontrato che effettivamente, potenzialmente, c'è una situazione che può determinare una criticità e per questo mi consta che la prefettura quindi si attiverà per fornire bagni chimici, per fornire ulteriori viveri e indumenti oltre a quelli già dati. Ecco, per avere il sequestro dovrebbe esserci un reato. Allo Stato i reati sono potenziali, nel senso le carenze igienico-sanitarie, la richiesta di soccorso a cui non viene dato seguito. Ma nessuno di questi elementi emerge. Che cosa dobbiamo aspettarci per le prossime ore? E penso che questa sia una situazione che va monitorata, non dico di ora in ora, ma certamente ogni giorno, più volte al giorno, perché non si può fare una previsione. Sono comunque 47 persone su una nave che ne può trasportare 22, quindi chiaramente la vicenda va monitorata, non sono in grado di fare così previsioni. Ha avuto modo di parlare con i partecipanti al vertice tra la delegazione del PD e la prefettura? No, io mi sono limitato a una riunione, la mia partecipazione è stata una riunione tecnica legata agli addetti, ai comandi provinciali e altro, non con la delegazione dei parlamentari. Già sono stati inviati indumenti e viveri, se hanno necessità di un approvvigionamento di acqua, di smaltire i rifiuti che si sono prodotti a bordo, sono questi i profili di una visita ulteriore.
Si può fare stante l'ordinanza pubblicata stamattina dalla Capitaneria? Allora, l'autorità sanitaria marittima risponde dal punto di vista sanitario. Io mi preoccupo se a fronte di richieste di soccorso non vengono esitate. Per quanto ho verificato, ogni richiesta è stata puntualmente riscontrata al momento. Devo verificare se c'era un'ordinanza, se era in termini chiari, di divieto, e poi si valuterà l'eventuale ipotesi di reato, sottolineo eventuale, è l'articolo 650. È una banale contravvenzione, per ragioni di giustizia, sicurezza, igiene o sanità si può rispondere di questo tipo di reato. Se non hanno creato problemi dal punto di vista sanitario, questo però, intendo. No, dal punto di vista sanitario, esponendosi. Ecco, potrebbe essere questa, dico l'ipotesi, ma ripeto, i tempi giudiziari sono tempi diversi, non sono quelli del lancio di agenzie, e quindi aspettiamo di verificare e di leggere la documentazione.